Buongiorno, ciao ragazzi! Allora, eccoci con un nuovo video. Buongiorno, buona domenica mattina. Allora, io ho gli occhi forse un po' neri perché ieri sera ho messo un mascara waterproof che è impossibile da togliere, cioè veramente allucinante. Non ho più lo struccante, quello apposta per i prodotti waterproof, e quindi ieri sera ho strofinato un po', ma non poi più di tanto perché gli occhi non vanno mai strofinati, e quindi ho passato questo detergente. In più ho passato poi anche la salvietta, ma con poco risultato. Stamattina ho lavato la faccia e è andato già un pochino via rispetto a stamattina quando mi sono svegliata, però qualcosa è ancora rimasto. Tra l'altro, non sono stata benissimo ieri. Secondo me, il mal di testa che ho da 2 giorni è la cervicale, perché ieri sera improvvisamente mi sono venuti dei giramenti di testa, nausea. E di nuovo mal di testa, quindi io penso che sia proprio la cervicale, anche perché in questi giorni ci sono dei momenti dove si alza il vento, e quindi secondo me mi ha proprio preso qui la zona qua. Tra l'altro ieri pomeriggio ho lavato i capelli, li ho asciugati, non li ho asciugati probabilmente benissimo, quindi ieri sera poi uscendo mi ha proprio preso il collo. Non erano bagnati perché ormai non si può più uscire con i capelli bagnati, però erano forse leggermente umidi, e quindi mi è venuto proprio un attacco di cervicale. Oggi sembra andare un pochino meglio, sembra andare un pochino meglio, non ho mal di testa per ora, speriamo non mi venga tra poco. Tra l'altro, Ale mi ha chiamato prima che voleva andare all'outlet oggi, quindi proporrà al gruppo di andare all'outlet, ma io non lo so, Mauro deve tagliare il prato, io non lo so, non mi sento, anche perché ho il terrore davvero che mi venga mal di testa, quindi niente, non credo di andare. Allora, adesso io mi metto le scarpe perché volevo portare questa ragazza qua, questa ragazza pelosa, che abbaia non so a chi, a fare 2 passi. Non dico la parola magica che è, se no mi fa impazzire prima del tempo, anche perché mi devo mettere le scarpe, mi devo preparare, quindi nomino questa parola il meno possibile quando non sono ancora pronta al 100%. Mi volevo mettere allora le Birkenstock, ma non le metto perché mi devo mettere lo smalto ai piedi, ma sto aspettando il matrimonio, quindi mi devo preparare per il matrimonio, quindi non metto sandali. Metterò le scarpe da ginnastica, metterò queste che sono già, anzi no, ma sì, metto queste qui che sono quelle più alla portata di mano, e me le metto così poi andiamo. Quando ho deciso di fare la passeggiata faceva un pochino più fresco, poi mi sono messa un po' sul divano perché, come vi ho detto, non ero tanto in forma, e ho posticipato la passeggiata. Adesso fa un caldo tremendo, mi sono messa i pantaloni della tuta, fa un caldo allucinante, è venuto di nuovo caldo, e niente, quindi non vedo l'ora di andare a casa e cambiarmi perché non ce la faccio più. Tra l'altro, che ora è che suonano le campane? 11:30. Niente, poi vado a casa e inizio a pensare a cosa preparare per pranzo, perché non avendo neanche tutto questo appetito non so proprio cosa fare. Stiamo andando a casa, mi sono fermata a parlare con un signore che aveva un husky, bravissimo per carità, senza guinzaglio, e io continuavo a dire: non l'avvicini perché la mia è bravissima, però a volte ha paura dei cani, diffidente, e quindi magari, che ne so, io ho sempre paura che morda. Poi è una mia paura, perché comunque lei è bravissima, non fa niente, però è sempre un cane, sono sempre dell'idea che sia un cane, siccome la conosco, ognuno conosce i propri cani, ognuno conosce i propri cani, questo senza guinzaglio, io dico, se io non ho piacere che il cane senza guinzaglio si avvicini a noi, niente, non gliene frega niente. Il cane è arrivato,
mezzo, e vabbè, aveva anche paura, infatti scappava, che di solito lei quando ha paura magari apre, tira fuori i denti, invece non ha fatto niente. E però io mi chiedo, ma se io ti dico non ho piacere che si avvicini il cane senza guinzaglio, ma anche per me, perché poi io ho il cane, ma sono sempre stata una che ha paura dei cani, proprio niente, come se non avessi detto niente. Cioè, io veramente mi chiedo la gente a volte come ragiona. Ragiona proprio in maniera strana. Per carità, ognuno è giusto che ragioni a proprio modo, però di gente strana veramente ce n'è. Arrivata a casa, siccome ho la pasta sfoglia, perché poi so che la rischio di farla andare male, e ho avanzato una confezione di Würstel il giorno che abbiamo fatto il compleanno, le ho presi perché ho detto magari facciamo la, mettiamo un po' di carne alla griglia, quindi io le ho presi per sicurezza, invece non le abbiamo fatti, e visto che non è una cosa che noi mangiamo, quasi quasi faccio i salatini, così faccio andare la pasta sfoglia e loro. Faccio i salatini, così magari per pranzo mangiamo due salatini, un po' di verdure, vediamo un attimo. Salatini in forno, mi è venuto in mente di farli perché ho questa pasta sfoglia che poi scade e quindi non mi va di tenerla troppo in frigorifero senza farla, e la prossima settimana mi devo tenere un po' perché ci sarà poi il matrimonio di mia cugina e ho il vestito da mettere, quindi devo non esagerare con pasticci, quindi preferisco farla così, anche perché poi domani andrò a fare la spesa e volevo prendere un po' di verdura, un po' di queste cose qui per la settimana, carne, pesce, perché non ho veramente più niente e ho voglia di minestrone, quindi in settimana andrò a prendere anche per fare il minestrone. Allora, adesso mi è venuto in mente che una ragazza mi ha scritto l'altro giorno nei commenti come mai mi tocco sempre il naso, è vero, probabilmente è un vizio che ho, un vizio, non lo so, non me ne rendo conto. Magari di far così, sono quei gesti che a volte si fanno involontariamente. E un'altra cosa che volevo dire è che mi è stato scritto che chi non ha Instagram è penalizzato perché tante cose non le vede, tante cose non le sa. Ragazzi, io è ovvio che tutto quello che faccio qui lo faccio anche su Instagram e viceversa, ma sono due social totalmente diversi. Ad esempio, su Instagram io non mostro tanto come faccio su YouTube, poi ci sono cose che invece magari mostro su Instagram e non riesco a mostrare su YouTube. Sono due social simili perché sono comunque due social di condivisione, ma totalmente diversi. Anzi, io vi invito a scaricare Instagram se non ce l'avete, perché è un social molto carino dove si postano foto, si vedono foto e voi potete seguirci anche lì su Instagram. A volte si vedono magari più cose rispetto qua
qua su YouTube. E poi vi dico la verità, negli anni mi sta piacendo molto di più Instagram rispetto a YouTube perché ti tutela un pochino di più. Qui su YouTube succede di tutto e di più, su Instagram sono molto più attenti, quindi anch'io mi sento un pochino più tutelata su Instagram rispetto a YouTube. Poi vabbè, io ho un'esperienza con YouTube per alcuni versi pessima, nel senso che ho comunque passato momenti dove comunque non sei tutelato da nessuno, ci si può permettere di tutto e di più, nascondendosi dietro al fatto di non fare nomi, quindi nei commenti, queste cose qua, e quindi non sei per niente tutelato. Tutti si possono permettere tutto, tutti possono fare tutto, e così, passando proprio inosservato. Su Instagram sei un pochino più controllato, quindi mi piace di più per questa cosa qua. Hai la possibilità di tenere più sotto controllo certe cose, certe situazioni. Qui invece ormai è un social veramente allo sbaraglio. Mi piace tanto perché comunque io ho iniziato qui su YouTube, quindi io non smetterei mai di fare video su YouTube perché mi piace proprio tanto. Mi piace avere questo genere di relazione con voi. Però se devo scegliere, adesso come adesso mi diverte molto più Instagram, è anche meno impegnativo perché fai le storie magari durante la giornata, quando riesci, metti la foto, mantieni vivo il profilo magari semplicemente con delle foto, con delle storie. Invece qui devi girare il video, devi editare il video, è molto 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 più lungo. Lì c'è Zoe che è cotta, guardatela. Zoetta. Aspetta, si è messa sotto la finestra. Tra l'altro mi è venuto in mente che in questi giorni devo andare al vivaio a vedere se sono arrivate le siepi, che sta ragazza mi aveva detto di passare poi verso fine agosto, così i primi di settembre, che arrivavano nuovamente. Quindi per evitare poi di non trovarle di nuovo più, mi conviene andare, magari passo domani. A parte che domani sarà una giornata super impegnativa, quindi non so se riuscirò, però tento, mi sono dimenticata di dire a Mauro di passare. In più ho anche un mucchio di capelli bianchi, ma ho prenotato la parrucchiera per giovedì, anche perché poi venerdì ho il matrimonio, quindi ho prenotato per giovedì. Ero convintissima di andare poi venerdì, uscendo dal lavoro, a fare una piega veloce, ma ho scoperto che la mia parrucchiera parerà a mia cugina. Farà i capelli a mia cugina al matrimonio, andrà a casa sua, quindi chiuderà il salone e quindi io rimarrò senza capelli, e quindi io non posso fare i capelli. Però sia lei che la parrucchiera mi ha detto: passa 2 minuti da casa che te li sistema. Ma mi dispiace perché io so come funzionano quelle cose, mi sono sposata anch'io, so che quel giorno lì la parrucchiera si deve dedicare totalmente alla sposa e quindi non mi va di far perdere del tempo. Allora vedo, me li sistemerò io, vediamo. Mi faccio imbastire qualcosa giovedì e poi venerdì do una sistemata. Non so ancora se legarli, non so se lasciarli sciolti. Valuterò, farò vedere il vestito alla parrucchiera e valuterò insieme a lei. Mi piace molto il capello raccolto con quel genere di vestito, quindi righe e mezzo molto tirati, raccolto in basso, perché secondo me quello è un vestito adatto a un raccolto basso. Però non mi dispiacerebbe anche niente, il capello sciolto mosso, perché potrebbe star bene anche il capello così con quel vestito. Comunque valuterò venerdì o giovedì con la parrucchiera. Salatini pronti, guardate, sono venuti carinissimi, qualcuno più bello, qualcuno meno bello, ma belli. Diciamo che con poco, se uno ha ospiti a cena e vuole fare un aperitivo, con poco riesci a farlo. È ora della pappina di Zoe. Papà! È ora della pappa di Zoe. Tra l'altro oggi ho dormicchiato un pochino, quindi sono un po' tutta sconvolta, vedete già dai capelli tutto, ma questa ripresa al lavoro mi ha veramente distrutta, veramente veramente distrutta. Stare a casa troppo ha i suoi pro e i suoi contro, perché riprendere è proprio tanto tanto dura. Faccio proprio fatica, però piano piano riprenderò il giro.
Comunque tutti gli anni alla fine è sempre la stessa storia, che faccio fatica a prendere il giro, poi dopo che lo prendo vado e trotto come questa cosa, però all'inizio diciamo che è abbastanza dura. Adesso do la pastina e poi sistemo la cucina perché oggi ho recusato, non ho praticamente fatto niente. Crocchette messe. Andiamo. Mauro tra l'altro è fuori che sta tagliando il prato, non so se taglierà solo i bordi o taglia proprio tutto, anche perché si è messo a fare questo lavoro adesso, perché anche lui ha dormicchiato un po', quindi si è messo tardi e anche perché domani sarà una giornata molto 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 impegnativa, perché abbiamo una riunione sia al mattino che al pomeriggio, quindi è una giornata molto impegnativa e ho bisogno di riposare. Tra l'altro non vi ho fatto vedere qua il regalo di mia suocera, mi ha fatto un regalo super 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 utile, perché mi ha regalato un buono dalla mia parrucchiera, perché sa che a settembre vado sempre, quando torno dalle ferie, e allora mi ha regalato un bel buono dalla parrucchiera. E secondo me i buoni alla fine sono i regali più utili, perché servono, soprattutto quando vengono fatti in posti che ti piacciono. Infatti ne ho ricevuto anche da Zara, da mio zio, e sono felicissima. Sotto consiglio di mia nonna, perché come tutti gli anni mi ha chiesto a mia nonna cosa poteva regalarci, e mia nonna, conoscendoci molto bene, gli ha consigliato il buono da Zara, quindi ho un bel buono da Zara da usufruire, ma me lo voglio tenere perché voglio utilizzarlo per la collezione nuova. Comunque adesso vado a mettere queste cose qua. Ammiro delle altre persone, non mi vergogno a dirlo, voglio essere sincera, io non so come facciano le persone a tenere sempre in ordine tutto, in ordine le dispense, in ordine la casa, in maniera super eccellente. Io non ce la faccio, casa mia è sempre pulita, perché comunque è sempre pulita, ma ogni volta ad esempio che metto a posto la dispensa, tempo una settimana è di nuovo un caos più totale, non perché io sia disordinata, ma perché la fretta, il fare sempre tutte le cose appunto di fretta, mi porta a mettere le cose un po' a casaccio, e quindi si crea poi sempre un po' di confusione, di disordine, chiamatelo un po' come volete, e non mi va neanche di nascondere questa cosa, anche perché comunque si vede quando apro. Però ragazzi, io non ce la faccio, io veramente mi piace avere sempre la casa molto pulita, sistemata, perché comunque vedete, cioè non è che c'è caos, però per quanto riguarda ad esempio la dispensa o che ne so il tavolino del divano, sono quelle cose che faccio fatica sempre a tenere in ordine, e mi sforzo, ma non ce la faccio non ce la faccio proprio. Vabbè, c'è di peggio. Allora, Mauro ha appena finito di tagliare il prato, sono venuta a vedere come è venuto e non sembra malaccio. Diciamo che quest'anno rispetto agli altri anni il prato non è eccellente, per carità, è sempre bello perché vederlo così è bello, però non è come gli altri anni che è proprio il classico prato all'inglese. Quest'anno ci sono tante erbe, c'è tanta erba
infestante, se non mi ricordo, quella infestante, quella comunque grande, brutta, brutta, brutta da vedere, ma ha piovuto poco, l'abbiamo curato molto poco il prato quest'anno, come tutti. Per fortuna in questi giorni ha piovuto, anche quando eravamo in ferie un paio di volte ha piovuto, quindi ha dato una bella botta, devo dire che tutto sommato ha dato una bella botta e non possiamo lamentarci. Poi io sono un po' fissata col prato, a me piace proprio il prato bello, perché secondo me è il quadro della casa. Quando siamo a casa col giardino, penso che il prato sia la copertina di una casa, un po' come vi ho sempre detto, il libro, la copertina di un libro, ecco. Quindi mi piace che sia sempre molto curato. Tra l'altro, guardate il banano, tutte le volte che parlo, che faccio il vlog, suonano le campane. Guardate il banano, che meraviglia. Alla fine non l'abbiamo poi piantato, abbiamo deciso di lasciarlo nel vaso, per quest'anno va così. Penso che non lo pianteremo, penso che lo lasceremo sempre in vaso, perché ho paura poi un domani di pentirmi di questa scelta, anche perché diventa molto grande il banano, quindi va bene così. Tanto abbiamo anche l'ulivo, quello che mi hanno regalato i miei bimbi, quindi secondo me va bene così. Non mi piace neanche avere il giardino troppo pieno, a me piace il minimal anche qui fuori, quindi penso che rimarrà così. Tanto il banano in vaso, guardate l'effetto che fa, sta comunque molto 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 bene. Mi toccherà probabilmente il prossimo anno prendere un vaso più grosso, perché questo qui secondo me ormai è piccolo, non ci sta più, ci vuole qualcosa di più grosso. Allora, adesso entro perché c'è una sagra, quindi si sente la musica e poi YouTube mi sgrida, quindi entro. E però è bello, adesso poi magari io e Mauro ci metteremo fuori e sentiremo, perché c'è la sagra qua vicino della pasta e fagioli, e quindi c'è un po' di gente e basta. Qui ci sono i miei faretti, guardate che belli, tra l'altro illuminano tantissimo, e basta. Adesso io entro, che vado a preparare da mangiare, e vi saluto e ci vediamo poi nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao ciao.